Ecco, questi gazebo servono, e lo vedi già dalla dimostrazione di questi documenti, servono anche a dare innanzitutto informazione per quanto riguarda il programma elettorale del Popolo delle Libertà e innanzitutto per chiedere, che è la cosa più importante, ai cittadini quali siano le priorità di questo programma, perché qui vi è una sintesi di un programma, anzi vi sono i 15 punti più importanti del programma elettorale, però da qui si deve partire con una cadenza del tipo: secondo i cittadini qual è il punto a cui si deve dare la priorità rispetto a un altro punto. Quindi, chiedendo ai cittadini quali ritengono essere i problemi più importanti e che valore danno a questi problemi, che poi sono la famiglia, la sicurezza e le tasse. È un passaggio altamente democratico. Esatto, stiamo passando per le nostre primarie, sono un po' diverse, ma fondamentalmente il concetto è quello. È un po' presto, credo, per giudicarlo, però stamattina tanta gente, mentre ancora allestivamo il banchetto, era già pronta a cercare materiale e a chiedere informazioni. L'effetto mediatico la sta facendo da padrone, nel senso che la gente non è vero che non è informata, la gente si documenta, la gente legge, la gente ascolta, e lo dimostra il fatto, come diceva la mia collega, che praticamente questa mattina, già in fase di allestimento, erano qui curiosando e cercavano di capire quali erano le cose da fare, cosa bisognava rispondere, dove erano i questionari, se li potevano portare a casa a farli vedere i familiari per potergli fare le risposte, addirittura alcuni li vogliono firmare. E poi abbiamo visto che oltre a queste cose vi è un'integrazione proprio da parte dei soggetti e dei cittadini che vengono, con proposte anche integrative, cioè a rafforzare quello che c'è scritto. Infatti vi è molto sì al nucleare, vi è molto sì all'abolizione delle province, vi è molto sì alla legge sulla sicurezza, vi è molto, addirittura vorrebbero avere un punto più in grande per il fatto dell'abolizione dell'ICI. Insomma, vi sono serie cose importanti che dimostrano che comunque vi è attenzione da parte del cittadino ai propri interessi.